Ciao Marina, ciao Antonio, benvenuti alla Peritins. Ciao, Ciao, grazie, ciao, grazie grazie. mille. Ciao a tutti, Ciao ciao. Silvio. Ciao Irene, ciao Marina, ciao Antonio. Oggi siamo con Marina Germignasi, Sales Executive di Maverick Italia, e Antonio Piromalli, Surface Hub Development Manager in Microsoft. Allora, benvenuti nuovamente. L'argomento con voi oggi è relativo a Surface Hub e in un modo molto brutale e terra terra, Antonio, vorrei farti una domanda, la domanda del popolo. Nel mercato esistono diverse soluzioni che permettono di fare conferenze, possono essere già pronte all'uso, possono essere costruite, compro una televisione, ci attacco una barra con la camera piuttosto che adotto soluzioni di altro genere. E quindi la domanda che dovrei farti è: perché un'azienda dovrebbe investire dei soldi nel comprare un Surface Hub? Che valore aggiunto mi dà un Surface Hub rispetto a altri prodotti? Allora, grazie della domanda Silvio. Allora, innanzitutto, Surface Hub è un dispositivo premium. Come tutti i dispositivi della linea Surface, si caratterizza per una ben determinata qualità costruttiva, diciamo ricercatezza nell'estetica, che si lega comunque a doppio filo con la sua funzionalità. Quindi questo dal punto di vista proprio prettamente hardware. Da un punto di vista invece più filosofico, Hub costituisce il punto di arrivo di ciò che Microsoft ha sempre inteso come collaboration. Mi spiego meglio. Nel 2015, già quando fu lanciato il primo Hub, l'intenzione era quella di creare un luogo virtuale di collaborazione contemporanea tra più utenti. Si disse in quella sede che Hub non era un personal PC, ma era un collaboration PC. Adesso questo concetto è stato riaffermato, è stato migliorato e la collaborazione attraverso Hub è resa così fluida da avere la percezione che si tratti effettivamente del modo di lavorare moderno. In particolar modo, cosa significa lavorare con Hub? Cosa significa spazio di collaborazione comune? Significa che Hub, come dispositivo all-in-one, cioè che non ha bisogno di avere diverse periferiche affiancate per funzionare, ma è un dispositivo unico con una camera inclusa, con i microfoni, diciamo, innestati nel dispositivo, con gli altoparlanti, a tutto ciò che serve, per innanzitutto, diciamo, Lavorare. consentire una collaborazione, non una collaborazione, consentire la semplice videoconferenza, una comunicazione base, ma su quello poi innestare un lavoro contemporaneo su qualunque tipo di file presente sul cloud che sia manipolabile sulla base delle applicazioni disponibili per Windows 10 Team, che è il sistema operativo di default di questi dispositivi. A tal proposito, volevo farti una domanda. Negli ultimi mesi c'è stato un rilascio importante da questo punto di vista, cioè Microsoft ha aggiornato il sistema operativo della parte team, anzi in verità ha fatto una serie di grossi aggiornamenti sulla Sì. parte di Surface, proprio per aumentare sempre di più quella che era il concetto di collaborazione. E anche qui Sì, volevo. diciamo che l'update 2020, che è quello a cui stai facendo riferimento, è stato un enorme passo avanti perché ha consentito a Windows 10 Team di navigare attraverso Edge e soprattutto di interagire con piattaforme non Microsoft, e quindi in modo tale da consentire che Hub possa essere innestato quale strumento di lavoro comune anche all'interno di aziende che utilizzano altre piattaforme. Quindi questo è una conferma sul fatto che Hub è un complemento essenziale a tutte le modalità di videoconferenza perché la videoconferenza diventi lavoro simultaneo. Questo è nella massima sicurezza. Le sessioni di Hub consentono sia dal momento dell'autenticazione
fino alla fine della sessione, quindi con la cancellazione dei dati, il massimo della sicurezza e prima della cancellazione la possibilità di diramare i risultati tra tutti i partecipanti oppure semplicemente salvarli in cloud. Ok, e non è l'unica novità, tra l'altro. No, ci sono le novità, poi a livello di gestione software con l'update 2020, ci sono tantissime novità avanzate che specialisti come voi sicuramente saprete, diciamo, intendere e sfruttare al meglio, perché comunque bisogna sempre ricordare che Hub è un dispositivo che deve essere correttamente innestato nel tessuto aziendale, che quindi soltanto partner molto qualificati possono trattare, possono correttamente configurare per un cliente e a tale scopo noi abbiamo un solo distributore in Italia, che è TechData Maverick, con cui ogni partner si interfaccia per diciamo, ottimizzare la linea distributiva di un prodotto così delicato, così importante e così efficiente anche dal punto di vista del return on investment o del total economic impact delle aziende. E a tal proposito, appunto, visto la necessaria competenza per poter installare un prodotto di questo tipo, noi come Insight Technologies abbiamo stretto una collaborazione con Maverick, appunto, e vorrei chiedere a Marina un po' qual è il ruolo di Maverick per quanto riguarda la fornitura, il supporto anche ai partner per l'installazione del Surface Hub. Certo, ecco, innanzitutto grazie Irene per la presentazione e per la domanda. Allora, io sono qui oggi appunto a rappresentanza della divisione audio-video Maverick di TechData, che è appunto il distributore di soluzioni e prodotti informatici in Italia. Appunto, come avete già citato, Maverick è l'unico distributore di prodotti Microsoft Surface Hub in Italia e collabora direttamente e attivamente sia con Microsoft che con i partner certificati, appunto la rivendita di Surface Hub, come proprio appunto Inside Technologies. Allora, Maverick gioca effettivamente un ruolo importante nella distribuzione di questi prodotti, sia in quanto appunto proponiamo ai nostri partner offerte complete sia lato hardware, quindi andiamo a offrire Surface Hub nelle due versioni ad oggi disponibili, quindi il 50 pollici e l'85 pollici, con relativi supporti di montaggio quali staffe a muro, carrelli, pedane. Sia proprio lato servizi. Ecco, per servizi intendo proprio la configurazione software delle macchine, quindi proponiamo servizi di virtual deployment, virtual adoption e oltre a queste offriamo proprio anche la possibilità di effettuare training virtuali destinati proprio ai clienti, con il fine di andare proprio ad approfondire quelle che sono le funzionalità che effettivamente Surface Hub può offrire. Oltre a questo, offriamo anche la possibilità di proporre il prodotto Surface Hub tramite servizi finanziari. Infatti, oggi appunto ormai il rinnovo tecnologico è, come dire, si parla di rinnovo tecnologico quasi tutti i giorni, no? E Surface Hub si sposa proprio in modo corretto appunto a questa ideologia e noi possiamo supportare anche i partner proprio anche nel proporre Surface Hub sotto forma di pacchetti, quindi dal finanziamento al noleggio operativo. Poi Maverick offre anche gioca un ruolo fondamentale anche lato logistico. Infatti tutti i Surface Hub noi li affidiamo a corrieri specializzati che ovviamente oltre a effettuare consegne, come dire, sicure, vanno proprio a creare anche un servizio ad hoc per il cliente, quindi a partire dalla consegna organizzata previo appunto appuntamento telefonico che avverrà direttamente dal corriere il cliente, che proprio la consegna al piano, se richiesto ovviamente, o proprio all'interno dell'ufficio o della sala riunione al quale è destinato proprio il Surface Hub. Sempre lato logistico, ecco, offriamo anche la possibilità di montare proprio il device sul proprio supporto di montaggio, quindi o la staffa a muro o il carrello, la pedana. Come
come ultimo, noi come Maverick offriamo anche, o meglio, mettiamo a disposizione i nostri partner la nostra demo room situata. Volevo proprio chiederti questa cosa perché è molto importante, secondo me, da sottolineare. Esattamente, infatti. La demo room appunto situata nei nostri uffici di San Giuliano Milanese, nella provincia di Milano, all'interno della quale ad oggi vi è installato un Surface Hub 50 pollici che è utilissimo per far conoscere, o meglio proprio testare o toccare proprio addirittura con mano al cliente il prodotto, che è assolutamente fondamentale per poi ovviamente andarlo ad acquistare successivamente. E poi anche un aggiornamento appunto di questi giorni è che sarà presto attivo anche il servizio di demo tramite Flightcase. Quindi abbiamo installato un Surface Hub 50 pollici all'interno di un Flightcase, okay. Ovviamente mettiamo a disposizione i nostri partner, che poi col fine sempre di andare a spedirlo, a consegnarlo agli utenti finali per testarlo anche lì nel proprio ambiente lavorativo, per un tempo medio di più o meno una settimana circa, perché ovviamente appunto per sfruttare al meglio, per conoscere al meglio il prodotto bisogna testarlo e provarlo. Sì. E quindi noi siamo di supporto ai partner anche per, soprattutto anche per questo motivo. Anche perché, come detto, il prodotto non è propriamente economico, ha un valore, quindi poterlo testare, magari vederlo in prima battuta presso di voi e poi eventualmente avere la possibilità di testarlo in casa aiuta anche a capire come valorizzarlo, perché Antonio, il Surface Hub è un prodotto che deve essere valorizzato, non è il mero device dove ci proietto le slide o dove ci apro il file di Word in Excel da far vedere internamente, deve essere connesso a una specie di tessuto di collaborazione molto più forte di quello che normalmente si fa, altrimenti il rischio è quello di buttare proprio i soldi in maniera molto molto volgare. E poi non sfruttare appieno tutte le possibilità che si hanno. E tra l'altro, da questo punto di vista, pochi sanno, o magari chi lo utilizza di sicuro lo sa di più, che il Surface Hub in modalità team, quindi con il sistema operativo team, non con il sistema operativo Pro / Enterprise, che può essere attivato dalla fine dell'anno scorso con uno degli aggiornamenti che è stato fatto, è che quando io entro nella mia sessione utente, quando finisco di lavorare, il dato viene cancellato, la macchina viene pulita ogni volta, e questo costituisce un fattore di sicurezza non da poco. E tra i vari metodi di autenticazione che Microsoft ha introdotto nella versione Team c'è questo, e volevo farlo presentare a te esattamente. Esatto, la Fido to Key, esattamente. È il sistema di autenticazione previsto per Windows 10 Team, per quando su Hub è installato Windows 10 Team. Allora, faccio un chiarimento al riguardo. Tutti i dispositivi Hub 2S, quindi che sia un 50 pollici o un 85 pollici, di default hanno Windows 10 Team. Poi è stata data la possibilità, perché abbiamo ricevuto la richiesta da alcuni che volevano avere una maggiore customizzazione, a svantaggio magari di altri aspetti, perché ricordate che una presentazione fatta su Windows 10 Team è una presentazione fatta con determinati standard di sicurezza e fluidità nella presentazione. Non si possono innestare variabili che invece si possono innestare su Windows 10 Pro Enterprise. Quindi naturalmente una presentazione con Windows 10 Team avviene fluida, non che non avvenga fluida nell'altro lato, ma in questo caso è stato proprio strutturato Windows 10 Team per questo scopo. Per cui Windows 10 Team si correla a un dispositivo come Hub quando questo è usato, ad esempio, in una sala conferenze o in uno spazio comune, quindi è suscettibile di essere usato da più persone. Il dispositivo non è individualizzato da nessuno, è un dispositivo che sta lì, chiunque accede alla sessione con l'Hub oppure con le proprie credenziali tramite l'Hub e Windows 10 Team. Ok, su base di richiesta c'è chi ha voluto utilizzare l'Hub 50, solo il 50 almeno in questo momento, con Windows 10 Pro Enterprise. A che scopo? Per averlo come dispositivo personale, per non avere nessuna limitazione nell'installazione dei programmi eseguibili,
quindi per avere un universo di possibilità in più. Ora, Microsoft nei suoi dispositivi, sia Surface Device che Surface Hub, è proprio ispirata da questa cosa, come diceva Silvio, da questa filosofia. Io ti do le possibilità con Hub, tu sei tu con le tue routine, con la tua fantasia nel combinare le applicazioni, con quello, con le esigenze che hai bisogno nella tua azienda, a creare qualcosa di vincente, qualcosa che ti consente di razionalizzare al massimo lo sforzo di ottenere più risultati possibili. Questo con Hub è possibile, con un dispositivo all-in-one è possibile. Ovviamente ci vuole quell'approccio creativo che bisogna avere con un dispositivo che ti dà infinite possibilità. A queste infinite possibilità corrisponde un minimo di complessità concettuale nel voler improntare una routine nuova. Quindi queste sono le differenze fondamentali. Windows 10 Team serve per la collaboration, per uno spazio in comune, per l'utilizzo da parte di più persone. Windows Pro Enterprise, più un dispositivo diventa più individualizzato. A queste due tranche, e torno alla domanda, corrispondono due modi di autenticazione diversi. C'è da dire che Microsoft pone tantissima attenzione alla fase di autenticazione, perché noi sappiamo che il 90% delle violazioni avviene in fase di autenticazione. Quindi l'autenticazione deve essere sicura, deve essere veloce, rapida, non deve essere farraginosa, ma deve essere anche sicura. Per questo motivo, sull'Hub che monta sul Windows 10 Team, accanto all'inserimento manuale delle credenziali, accanto all'utilizzo dell'Authenticator app di Microsoft, c'è anche la possibilità di utilizzare la Windows, la FidoKey, che è quella che mostra. Anche perché parliamo di sicurezza, ma fino a un po' di tempo fa con l'Hub, quando dovevi loggarti, dovevi inserirti tutta la meravigliosa stringa della tua password, che se dobbiamo stare a rispettare i criteri di sicurezza deve essere bella complessa. E quindi ho visto alle volte scene di utenti che si mettevano lì a digitare la super mega password, che tra l'altro poi mostrano, perché quando si loggano hanno praticamente mezzo mondo dietro. Invece con l'utilizzo di una chiavetta come questa io sì metto la mia username, ma poi vado a autenticarmi con quello che è un codice, quindi è il token che è legato alla mia identità utente, e poi ho un ulteriore codice di sblocco per fare in modo che se non mi rubano la chiavetta comunque non possono accedere alla mia identità digitale. E, però come hai detto tu, con l'aggiornamento della 2020 è arrivato anche il supporto all'App Authenticator. Mentre per quanto riguarda la versione Pro Enterprise, i sistemi rimane l'Authenticator, ma c'è anche una modalità in più. Esatto, c'è il fingerprint reader, il lettore di impronte digitali che viene connesso via USB-C al lato dell'Hub, che semplicemente si sfiora come potrebbe essere l'autenticazione che avviene attraverso i moderni device smartphone, si tocca semplicemente con il proprio dito e si accede in modo facile e veloce. E lì la domanda è perché non l'hanno fatto anche sul team? Perché su Windows 10 Team è studiato per, appunto, per essere utilizzato da più persone e quindi Fingerprint è un dispositivo individuale che si lega a un sistema operativo individuale. Quindi c'è Praticamente sempre. le credenziali non ci sono in verità, non vengono memorizzate, perché appunto il profilo utente viene cancellato ogni volta che si fa log off dalla Esatto. propria sessione di lavoro, e questo contribuisce anche a aumentare la sicurezza come hai detto tu. Quindi, alla fin fine, il concetto di fondo è che, come hai detto, il perché del Surface Hub sta nel modo di collaborare, nel modo di approcciare alla filosofia della collaboration e della comunicazione, che è diversa dalla classica meeting room, passami il termine, Esatto. come viene Che è più una. approcciata, più o meno complessa, però è un modello diverso. La meeting room, come dice il nome, è una sala di incontro. Ci si incontra, si parla, si conferisce, quindi si prendono le uniche informazioni che vengono elaborate sono quelle verbali di una comunicazione. Il vantaggio anche solo rispetto ai competitor di Hub è che la gamma di file che può essere manipolata e ridistribuita tra gli utenti è vastissima, perché ci sono ottimi dispositivi di altri brand che magari si occupano di un aspetto della collaboration. Il vantaggio di Hub è che questa collaboration riguarda tutti gli aspetti di Microsoft 365 e tutto ciò che può essere lavorato e salvato sul cloud.
Quindi dà la possibilità a un'azienda che magari ha già pronta a elaborare tutti i file con gli applicativi di Microsoft 365, di formare un hub, proprio un nodo di informazioni che si incontrano tutte nell'hub, che è uno spazio virtualmente infinito, vengono elaborate e quindi poi vengono redistribuite. È proprio un hub di informazioni. Il nome in questo caso è eloquente. Certo. Ottimo. Beh, direi che avete risposto a tutte quante le domande sul caso, anche se poi in realtà dovremmo poi partire da Teams, poi, perché da qui abbiamo dato il là, ma poi uno dei prodotti chiave su cui ruota tutto quanto è Teams, ma ci servirebbe un'altra mezz'ora solo per parlare di questo e di fare delle cose un po' operative. Esatto, quello che c'è da sottolineare è che sicuramente, secondo me, bisogna anche sfruttare la possibilità di vedere i prodotti dal vivo, perché... Sì. Sì, anche comunque appunto, come detto, il costo è elevato, il supporto di Maverick da questo punto di vista credo che sia quasi vincente, perché appunto sai, quando tu devi spendere 10.000 o più di 10.000 euro per un device, poterlo toccare con mano, poterlo provare, poter capire se le tue applicazioni possono adattarsi, funzionano bene, diventa critico, perché insomma, poi già al giorno d'oggi si fa un po' di attenzione, si fa più attenzione a come si spendono i soldi, a maggior ragione se il dispositivo costa molto di più. No, Maverick sta veramente diciamo instaurando anche una modalità di approccio economico coi partner che veramente fa la differenza per tutti quei partner che vogliono interessarsi a questa collaboration e vogliono farlo nel modo più sicuro possibile, nel senso è un approccio graduale. Prima cerco di capire la filosofia del prodotto, poi ce l'ho, inizio a provarlo, poi in un futuro non lontano spero di avere anch'io il mio dispositivo casalingo in modo tale da interfacciarmi con voi partner e fare assieme delle demo verticali che facciano capire quale approccio avere poi merceologico con i vostri clienti. Avete un cliente che è una grossa banca, voi avete il vostro hub, io il mio, ci colleghiamo assieme in videoconferenza, facciamo per un attimo, giochiamo a essere CEO, io e te, di un'azienda, e vediamo un po' di analizzare i dati bancari, piuttosto che vedere una radiografia, piuttosto che vedere un altro applicativo. Sperimentiamo assieme, e così scoprirà lo stesso partner, con questo approccio di Maverick, con la vostra buona volontà, capisce quali sono i punti di forza, le leve commerciali, e quindi poi si può andare utilmente sul cliente. È una cosa, quello che voglio dire che è importante, che è un passo che stiamo instaurando adesso a tempo di record rispetto alla pandemia, e tutto ciò che faremo assieme, qualsiasi cosa, sarà comunque un punto di vantaggio, perché certo, comunque sarà un qualcosa che sta con i ritmi italiani veramente fast paced, qualsiasi cosa che mettiamo assieme noi due sarà comunque un punto di vantaggio rispetto alla norma del lavoro che c'è adesso, certo, dal grado di innovazione tecnologica lavorativa che c'è adesso. Bene, ottimo. Passiamo al momento clou del nostro appuntamento. Quello che tutti aspettavamo. Certo. Esatto. Visto anche l'ora, direi che siamo proprio pronti per il nostro appuntamento. Esatto. Allora, ringraziamo il nostro sponsor Bisol 1542 Linea Geio e direi cin. Salute. Cin. Grazie mille, cin. Grazie per il vostro tempo. Sì, grazie ancora. Grazie Antonio, grazie Marina, grazie Irene. Grazie. Alla prossima. Ci sentiamo prossimo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buona giornata.